Misi 4K Ultra HD Media Player è un sistema di riproduzione di contenuti basato su un sistema operativo Android, quello che più comunemente chiameremo un mini PC Android, appunto. Come tutti gli smartphone a cui siamo ormai abituati, è in grado di effettuare tutte le funzioni di cui dispone il sistema operativo Google. All'aspetto, questo PC in miniatura si presenta come un piccolo cilindro nero con un diametro di 13 cm circa e alto quasi 3. Sul dispositivo è presente inoltre tutta un'interfaccia di porte, a partire da due USB 2, un'entrata jack audio-video da 3.5 mm, un ingresso RJ45 per il collegamento di un cavo Ethernet, un HDMI, un ingresso ottico, una mini USB e ovviamente l'ingresso per l'alimentazione. I materiali non sono certo tra i più pregiati, ma la fattura risulta abbastanza solida e compatta. Anche il peso ha i suoi pro e contro. Il nostro mini PC infatti pesa solo 148 grammi, il che lo rende estremamente portatile ma anche un po' instabile, nonostante il tondino di gomma presente nella parte inferiore per aumentare il grip sulle superfici. Per i più esperti, Misi 4K incorpora un sistema on a chip Cortex A9 quad-core funzionante a 2 GHz e abbinato a una GPU Mali 450 octa-core. Monta 2 GB di RAM e una memoria integrata di 8 GB per i nostri dati e applicazioni. Compatibile con gli standard più comuni di Wi-Fi e Bluetooth 4.0, questo mini PC offre anche la possibilità di collegarsi in LAN via cavo, anche se non raggiunge lo standard Gigabit Ethernet. Il sistema è Android nella sua versione più recente, 4.4 KitKat. E come sempre permette di fare tutto ciò che ci passa per la testa, dalla semplice navigazione all'utilizzo di app e giochi presenti sul Play Store. Ma la caratteristica principale di questa stazione multimediale è proprio la riproduzione di filmati video fino a risoluzione di 4K. Se negli ambiti comuni le prestazioni rimangono pressoché nella media dei dispositivi Android, Misi 4K fa del suo punto di forza proprio questa caratteristica, proponendosi più come media center che come mini PC. Misi 4K Ultra HD Media Player non incorpora una batteria, ma va alimentato ogni volta che si intende usarlo. Oltretutto, per comandarlo è necessario un telecomando apposito o una accoppiata di mouse e tastiera, il che lo rende un dispositivo da salotto non propriamente portatile, come potrebbe sembrare a una prima occhiata. Ma a parte questo punto discutibile, possiamo dire che si tratta di una periferica apprezzabile, reperibile facilmente ad un prezzo di 80-90 euro circa. Fateci sapere se conoscevate già questo piccolo media player Android e ci vediamo nei prossimi video.